Carlo Biasio, quali sono le novità per quanto riguarda i contratti con i consumatori? Diciamo le più importanti, forse la più importante è quella che non sono più, possibili, non è più possibile concludere un contratto con un consenso vocale, ma ci vuole sempre la firma. Quindi non dobbiamo più avere paura o quantomeno temere di fare, affermazioni positive al telefono quando siamo contattati, perché comunque è necessaria una firma. Non possono essere più addebitati i costi per servizi di informazione, messi a disposizione dal venditore. Ci devono essere i termini certi di consegna dei prodotti, il diritto di recesso se acquisto a distanza passa dai 10 ai 14 giorni, se ho dato dei soldi mi devono essere restituiti in breve tempo, anche quello 14 giorni. Sostanzialmente ecco delle novità richieste dai consumatori e soprattutto nate dai reclami dei consumatori. E la novità forse più potente di tutto questo pacchetto di misure introdotte da una direttiva comunitaria è il fatto che c'è una competenza amministrativa dell'antitrust a verificare il rispetto di queste normative relative ai contratti con i consumatori, quindi uno strumento amministrativo che interviene in una diatriba privatistica e questa rappresenta un'importante novità. Tutte queste novità da quando partono? Da oggi, venerdì 13 giugno 2014.